Pronti. Ci eravamo lasciati che lo stavo per affrontare. Ecco. Ops. Ah, tu che bello. Porti violenza e guerra contro. Ogni volta che va così, lui va in sovraccarico. È incredibile. No, è inevitabile. Un fuoco che alimenta la creazione e che dà scopo dove non ve n'è. Lo sai che ti sto per spaccare in quattro, vero? È domenica? Rip. Alzati a combatti, Slayer. Onora il tuo vero dio. Combatti e mostrami il tuo scopo. Sto per spaccarti, io te lo dico, ti avviso. Sto per farti nero. Allora, lo bruciamo. Contrattacca il signore oscuro quando i suoi attacchi lampeggiano di verde per stordirlo. E fin qua. Per stendere l'effetto dello stordimento, quando sei a portata avvicinati, ma non troppo, per aumentare la frequenza dei suoi attacchi da minchia. Potevate aiutarmi un po' di più con sto boss fight. Aia. Ok, ho capito un po' tardi, eh. Miseria, chi t'ha visto te? È un po' troppo rossa la situazione qua, Ci vuole un po' di tempo, un minimo di primo try? First try? First try? First try? Mannaggia. Iniziamo, che di sicuro non è un first try. Ok, però ho capito. Il plasma, perché si è rigenerato subito? Ah, perché non l'ho stunnato, giusto. È un 1v1 importante questo, eh. Ma quanto è lunga sta spada, oh? Cos'è che ha detto? Cioè, se lui mi hitta, lui si rigenera, ok. Se lo hitto, io mi rigenero. Ma scusa, si è ricaricato di nuovo. Eppure non mi ha preso. Ho sbagliato. Ho sbagliato. Ma lui si cura ogni volta che tira una spadata. Fammi capire questa cosa. Uè. Di sotto, bestia.
Dai. Come non ti sei curato stavolta? Come non ti sei curato stavolta? Fammi capire. Dai, su, che è ancora semplice sta fase. L'ho capito che è easy. Va bene, è tipo un riscaldamento. Vedo che ci sono 5 tacche sopra. Avrà 5 vite. Vola. Signor Oscuro, usare il martello. Il martello uccide tutti i demoni evocati istantaneamente. I lupi lasciano munizione per il martello. Uè, uè. Uè, cos'è questa mossa? È nuova. È già la seconda volta che mi fa sta mossetta. Cacchia quella. Maledizione. Allora, che facciamo qua? Sì, ma come ti stunno, amico mio? Niente, lui rimbalza, i colpi gli rimbalzano addosso. Deve essere un modo per stunnarlo a sto punto. Allora? E niente, lui fa sta mossetta. E poi? No! Porca miseria. Cioè, ero riuscito finalmente a vederlo. Si è affollato tutta la vita. Dai, fammi la mossetta, su che ti spacco. Niente, devo aspettare. È resistenza. Non c'è un modo per fargli caricare il colpo, eh. Tutta resistenza. Dopo che fa questo colpo sembra più propenso a fare la mossetta, eh.
Sapessi quante sberle sto per rifilarti. Ma guarda come si fulla il maledetto. Sì, vabbè. Grazie a Fra per il 20° mese. E benvenuti, ragazzi. Mentre carica con il, forse con il martello lo stunni. No, non... No, ciccato il colpo. Non c'ho neanche voglia di rifarlo. Devo sempre stargli vicino, ma resistere ai colpi da vicino è un po' una rottura. Uno, due. Ma ti prego. Guarda, ci mancava solo che fosse fortunato. Poi manco è vero. Fatti sotto. Ma guarda! Troppo a lungo sono stato imprigionato dalle mie creazioni. Lui si guarda dalle spalle. Bella babazze. Ok, non dovrebbe essere difficile, dai, let's go.
sputo da vedere. Questa mossa poi la rispieghiamo, eh. No, non me li hai aiutati tutti, non me li hai aiutati tutti, era un fake. Maledizione. Carino. Carino, carino, arrabbiato, ma non quanto me. Brucerai te. C'era un problema. Vabbè, questa era una mossa che volevo provare da prima. Ho detto, ma lo posso stun? No, niente. Questo era un timing. Rifacciamo, va. È stato un po' sfortunello, eh. Tentativo. Già guardavo alle mie spalle, mi dispiace. Ora non esageriamo, queste minacce. Chi sei? Satana? Ah sì, è proprio Satana. Qua mossona.
Mannaggia, hai tirato uno sberlone, m'ha tirato. Se mi mette il primo mi mette automaticamente anche il secondo hit, è indoggiabile. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Ora ti spacco però. È stato bello. Due tentativi me li son presi. Il terzo. Salve. Non l'ho hitato. Oh, what? Il martello non l'ha colpito. Grazie per la spinta. Siamo calmi, che qua ci vuole concentrazione. Che mossetta che mi ha fatto. Adesso farò anch'io le mossette, non lo sapevi?
Non parla mai il protagonista. È la cosa più bella. Attenzione. Forse è arrivato il momento. Quindi tutti i demoni sulla terra sono spariti. Wow. Anche lui? No. Tutte le cose sono state create da lui. No, non dirmi che muore il Doomguy. No. Però dovremmo dire solo quelli sulla terra, non tutti. Lui era l'inferno. Che il sangue sulla tua lama non si asciughi mai e che non ci sia mai più bisogno di te. C'era scritto sulla tavoletta. Beh, effettivamente, lui veniva svegliato quando c'erano i demoni. Poi ci sono i demoni, quindi è giusto, ha finito il suo lavoro. Torna a dormire. Devastante. Io mi sono sempre chiesto, ma quella bara non sarà troppo piccola per un uomo? Magari era più larga che lunga e dava era un'illusione ottica. Bello. Bello, bello, bello. Ma un teaser che sia ancora vivo, cioè che tornerà in futuro, che torneranno i demoni, servirà di nuovo il Doomguy, ce l'abbiamo? Comunque dovrebbero essere così, eh. Cioè proprio io farei copia, incolla, copia, incolla, copia, incolla. Non cambierei nulla. Ne farei uscire uno tra 2 anni identico, con mostri magari leggermente, ma copia, incolla, copia, incolla, copia, incolla. Non bisogna cambiarlo. Non dovrebbero cambiare una virgola dei giochi con queste meccaniche. Assolutamente. Ora aspetto solo l'artbook di Doom Eternal. Ah... Gli sviluppatori non hanno mai negato un nuovo Doom. Sì, ma spero che non si pieghi ai... diciamo... ai tempi che corrono. Questa è una storia del Doomguy, ma gli sviluppatori hanno detto che ci saranno altre storie. Beh, è giusto. Bello, bello. Grazie a Kreios per i 200 cir. Grazie a Ventiuccello per gli 11 mesi. Ecco, per dire, Doom Battle Royale.
No, davvero, come sempre, come al primo, come a Doom Eternal, anche DLC meritano. A livello di difficoltà l'ho trovato forse un pochino più facile. I boss fight sia nel DLC 1 che nel DLC 2 sono facili. E al di là di questo, le ambientazioni e tutto sono belle. Cioè, sembrava... hanno fatto un buon lavoro, insomma. Se ho dato 9 alla versione base, DLC gli diamo lo stesso voto. Le musiche, i fight, al di là di tutto, le piccole novità. Forse un po' troppi mob nuovi in questa DLC qua, un po' noiosi. Però per il resto... Additional Development Support ad Unpile. Grande. Proviamo a saltare. C'era un extra, non devo saltarlo. C'era... probabilmente ho saltato un extra, vero? E via. E pensare che c'è anche il film con The Rock. Bello, 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 bello. La domanda è... oh. 4 su 4, 6 su 6, ho preso tutto quello che c'era da prendere. 6 su 6, 4 su 4, perfetto. Poi abbiamo Ancient Gods 1. 6 su 7, 6 su 7, 7 su 8. Qua ho fatto proprio schifo. Mi sono perso una runa... è un del due pagine del codex, miseria. Ed è sicuramente più complicato il primo. E poi... facciamo continua partita un attimo qua. I DLC magari è più semplice, ma il nuovo livello hardcore che hanno messo è difficile troppo. Vorrei scoprirlo. Vorrei proprio scoprirlo. Dov'è che è? Come posso provare a fare un livello... si chiamano livelli master, vero? Allora, d'esplorazione li ho fatti tutti. Li ho completati. Tutti 25 su 25. Anche le sfide? Anche le sfide. Le ho fatte tutte. Che bravo che sono stato. Sono stato proprio bravo. Invece a livello di corruzione demoniaca era migliorabile. Migliorabile. La base dei seguaci e un altro paio di zone. Sicuramente erano migliorabili. Matthew, perdonami. Grazie per il sesto. Bella. Prova il livello maestria nuovo, il nido di sangue. Livelli master. Super nido di sangue. Ci metto un po' a farlo, vero? Ma perché non ce l'ho? Perché io ce l'ho il fucile a pompa oro? Ce l'ho qua? Perché me lo dà anche se non l'ho fatto il livello master? Questo livello master è una nuova versione della missione originale rielaborata e reinventata fin nei minimi particolari. Considerala una sorta di nuova partita più partorita direttamente dalle menti perverse dei più sadici sviluppatori di ID Software. Questo livello metterà a dura prova le tue abilità e saprà sorprenderti, perciò preparati al peggio. Tutti mi devono preparare al peggio. Il super nido di sangue è il più difficile? Nido di sangue è tosto. L'avevo... ero arrivato a prendere una chiave. Me l'avevate fatto giocare. Ero arrivato a prendere la prima chiave. La seconda e la terza poi mi sono arreso e non ho potuto salvarlo. Non l'ho continuato. Ma ci metto un po'. Ci metto un po' a farlo. Però lo voglio fare. Però voglio farlo, assolutamente. Non so cos'altro mi manchi. Le sfide delle armi, forse? Non ci sono tipo delle sfide per le armi che devo avere ancora. Perché il gioco penso di averlo completato, non dico il 100%, ma ci andiamo vicini. Per quello che volevo fare, almeno. Qua c'è una pagina... qua c'è una pagina del codex che non posso aprire, vero?
Devo averne due di batteria per prendere sto coso, però, giusto? Non posso più prenderlo. Però allora mi manca una batteria ipoteticamente per finire qua. Come mai non ce l'ho l'ultima batteria? Eccoci qua, le sfide mancano. A parte le sfide settimanali, mancano le sfide. In queste, con le armi. Maestro del fuoco automatico. Uccidi 15 pinghi con il modulo fuoco automatico. Uccidi almeno un demone vicino all'esplosione. No, no, per 15. Per 15 che? Uccidi 15 demoni predatore con la raffica ricerca. Uccidi 5 nemici con una singola raffica. Tutte queste cose qua mi mancano. Se le fai tutte e tre, ti hai una batteria. Quindi ipoteticamente mi mancherebbe. Vabbè, ci posso fare un giro. Ma penso che per il resto ho tutto. No? Ho tutto quanto. Molto contento. Potrei quasi dire di averlo platinato. Mai ci avrei creduto. Mai avrei creduto, ma è stato forse uno dei giochi più belli che ho portato sul canale, Doom Eternal. Bene! Direi che possiamo spostarci con la fine del DLC, che probabilmente vorrei riprendere ancora una volta in mano Doom Eternal per i livelli master. Bene, andiamo. Io tornerei su nel mondo magico di Apex. Sento anche quel fagiano di Pat o chi c'è per giocare, perché Pat alla fine, come sospettavo, non si è neanche alzato. Che testina. Grazie al Spitfire, grazie per la sub. Com'è andata ieri? Peccato che non abbiano fatto multiplayer in a classico. Lo so, di Doom. Anch'io sono in attesa. Intanto, qualora ve lo foste persi, ho caricato un video speciale su YouTube. O almeno, ho caricato una premiere speciale su YouTube, che dovete andare a vedere, che arriva a voi il primo minuto di venerdì. Venerdì a mezzanotte, un minuto, ci sarà una premiere.